Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se va potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per farvi un video su un tema che qui su questo canale non abbiamo mai trattato. So che Barbie Xanax sul suo Bix Coven ha fatto parecchi video su questo genere di casi, ma mi pare di non aver visto nessun video sul caso che vi voglio proporre oggi. In caso io mi stia sbagliando potete tranquillamente linkarmi in un commento il video di Marta, lo aggiungerò nelle schede. Ma arriviamo al punto, miei cari e miei care. Oggi sono qui per parlarvi di una setta e di un profeta. Questo è il caso di Jeffrey Landgren, il profeta di Dio. C'è però un fatto, Jeffrey non è sempre stato un fuori di melone convinto di parlare con Dio, quindi ci tocca fare un passettino indietro, come al solito. Jeffrey, detto Jeff, nasce il 2 maggio del 1959, nel Missouri. Cresce in una famiglia molto religiosa, come membro della Chiesa Riorganizzata di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Insomma, in pratica, è un mormone. Jeff fa parte della Comunità di Cristo, che è di fatto una chiesa internazionale con sede in America. Secondo i racconti dello stesso Jeffrey, ma anche secondo i racconti di alcuni suoi ex vicini, non ha assolutamente vissuto un'infanzia serena, il padre era violento con lui, lo maltrattava in continuazione e sua madre non interveniva mai per proteggerlo. Così Jeffrey negli anni si è chiuso sempre di più, è diventato un bambino solitario e continua anche ad esserlo per tutta la durata delle medie e delle superiori. In adolescenza Jeffrey prende l'abitudine di andare a caccia con suo padre. Vanno spesso a battute di caccia e in questo modo il ragazzo diventa esperto di armi, ma soprattutto delle varie tecniche di tiro. Successivamente si iscrive alla Missouri Central State University e in quel periodo vive in una dimora dedicata solo ai giovani mormoni. Mentre Jeff vive in quella casa ovviamente fa diverse conoscenze. Fa amicizia con Alice Keeler e Kate Johnson. Alice Keeler purtroppo aveva subito violenze quando era piccola, da suo padre. E appena conosce Jeff si lega immediatamente a lui, quindi presto i due si mettono assieme. Alice e Jeff si sposano nel 1970 e poco dopo Jeff si arruola nella Marina degli Stati Uniti. In Marina Jeff fa amicizia particolarmente con un ragazzo, Kevin Curry. Il 2 dicembre dello stesso anno nasce il primo figlio di Alice e Jeff. Nel 1974 Alice rimane nuovamente incinta e Jeff chiede un rilascio anticipato del suo mandato, in quanto la sua presenza era necessaria per il sostentamento della famiglia. Ma gli viene negato per motivi non necessari, almeno secondo le raccomandazioni militari. Riceve un onorevole congedo dalla Marina qualche giorno prima che il suo arruolamento di 4 anni fosse completato. Il suo secondo figlio è nato poco dopo. I due coniugi quindi si trasferiscono a San Diego, in California, ma purtroppo questa permanenza non dura molto. Infatti ben presto arrivano i problemi economici, la famiglia non riesce a mantenere casa e figli nello stesso momento e quindi di conseguenza devono ritornare in Missouri. Arriva il 1979 quando Alice dà alla luce un'altra bambina. Però ecco che si vedono i primi problemini all'orizzonte, in quanto Jeff è enormemente frustrato per i loro problemi finanziari. Non riescono a cavarsela proprio e arrivano a fine mese con l'acqua alla gola. Ormai hanno 3 bambini e purtroppo Jeff inizia a diventare violento nei confronti di sua moglie, soprattutto a seguito della nascita dell'ultima figlia. Ci sono addirittura dei documenti dell'ospedale. La donna è stata ricoverata per una rottura della milza, che è stata causata ovviamente da Jeff, in quanto l'ha spinta molto molto forte contro la maniglia di una porta. Arriva il 1980 e la coppia mette al mondo il quarto figlio, un maschio. E già qui io mi chiedo, ma carissimi, non avete una lira per campare? Mangiate pane e cipolla, Jeff fa il fuori di testa perché non ci sono abbastanza soldi che entrano in casa per gestire tutte le spese e mettete al mondo un altro figlio. Boh, io a tratti queste situazioni, ragazzi, davvero non le capisco. Passano altri 4 anni e Jeff, con Alice e i suoi pargoli, il 19 aprile del 1984, si trasferiscono dal Missouri a Kirtland, in Ohio. L'uomo va a vivere in una casa di proprietà della chiesa, proprio situata accanto al tempio di Kirtland, più precisamente in Chillicothe Road. Si offre inoltre volontario come guida turistica dello storico tempio di Kirtland. Gli anni passano e Jeff rincontra in chiesa proprio Kevin Curry, un uomo che aveva conosciuto nell'esercito, anche lui di fede mormone. Kevin ha bei ricordi di Jeff, sostiene che era molto facile fare amicizia con lui. Era simpatico, gentile, un tipo alla mano e con i piedi per terra. Andando avanti con la conoscenza, Kevin si rende anche conto che Jeff è un ottimo padre di famiglia. Infatti, quando erano in marina, Jeff parla a lungo a Kevin dei suoi figli e di sua moglie Alice. Quel tempo Kevin considera Jeff un vero e proprio fratello,
gli vuole molto bene ed è tanto tanto legato a lui. Ma la nostra storia inizia esattamente nel 1987, quando Kevin e Jeff frequentano tutti i giorni la chiesa riorganizzata di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il punto è che Jeff non si limita ad essere semplicemente un devoto, bensì ha iniziato a tenere lezioni sul Libro di Mormon a casa sua. E ad aprile del 1987, Dennis Severy, che già conosceva Jeff da quando stava in Missouri, prende una decisione. Si trasferisce a Kirtland per stare vicino a Jeff. E ovviamente questo uomo non è che parte da solo. Ad accompagnarlo ci sono anche sua moglie Sharon e le figlie Trina, Rebecca e Karen. Trina ha 15 anni, Rebecca ne ha 13 e Karen ne ha 7. Sempre nel 1987 decide di affittare una fattoria su Chardon Road. E da quel momento effettivamente iniziano davvero a trasferirsi delle persone da Jeff. Solo col fine di sentirlo parlare, del Libro di Mormon, delle Sacre Scritture. La seconda persona che si trasferisce da Jeff è proprio Kevin Curry. E Jeff e Kevin già frequentavano la chiesa assieme. Già erano amici da anni. Kevin non decide immediatamente di trasferirsi da Jeff, però lo va a trovare molto spesso, quindi il loro legame diventa ancora più profondo. Kevin quindi va da loro e sembra che Jeff sappia leggere praticamente perfettamente le Sacre Scritture. Insomma, il Libro di Mormon non ha segreti per lui. E a questo punto Kevin è davvero tanto rapito da Alice e Jeff. Si rende conto che più passa del tempo con loro a leggere le Scritture, più si sente meglio. Sente un senso di calore, di appartenenza, sente di essere nel posto giusto. Anche perché Kevin non ha mai avuto una vera famiglia, non ha mai conosciuto i suoi genitori e quindi... ovviamente questa situazione lo tocca proprio sul suo punto debole. L'uomo sente il bisogno di stare vicino a Jeff perché finalmente anche lui si sente amato, apprezzato. Jeff è paziente, gli spiega con dovizia di particolari tutte le Sacre Scritture. E quindi ben presto Kevin si trova così bene con Jeff ed Alice che decide di far su baracche e burattine e di trasferirsi a casa loro. Ma arriva un momento di svolta, siamo nel novembre del 1987, quando Jeff inizia ad essere un po' strano. Diventa molto critico nei confronti del presidente in carica. Non gli piace più andare in chiesa. E guardate un po', questa avversità verso il presidente, Jeff ce l'ha nello stesso periodo in cui gli viene chiesto di lasciare il suo lavoro di guida turistica nel tempio, in quanto è sospettato di aver rubato dai $25,000 ai $40,000 dalle casse del suddetto tempio. Jeff quindi lascia la comunità, rompe i ponti e ovviamente viene scomunicato. Da questo momento inizia seriamente a raccontare il Libro di Mormon solo a casa sua e lo spiega alle persone che hanno deciso di abbandonare tutto col fine di andare a vivere da lui per seguire le sue spiegazioni sulle Sacre Scritture. Molti membri della chiesa ovviamente avevano sentito parlare di Jeff e della sua dottrina e ben presto in molti lo raggiungono a casa sua per ascoltare i suoi insegnamenti, perché la verità è che solo lui sapeva come leggere quelle scritture e, come vi ho già detto prima, il Libro di Mormon per lui non ha segreti. Il perché? Beh, non è che Jeff lo spieghi proprio con esattezza, ecco. Dice semplicemente: io ho ragione, solo io so leggere il Libro di Mormon. E tutti ci credono. Sottolineiamo ben bene che Jeff non sa spiegare le scritture, non sa spiegare un fico secco, ma alimenta in tutte quelle persone solo un'illusione ben confezionata e infiocchettata. Jeff si era inventato di sana pianta un modo per leggere il Libro di Mormon e ha deciso di nominare questo modo per leggere il Libro di Mormon chiarismo, o ancora interpretazione chiaristica. Preparatevi, perché questa è proprio una grandissima cavolata. Perché il fondamento del concetto è questo in pratica. Secondo il Libro di Mormon, ogni cosa creata da Dio ha un'immagine speculare destra. Di conseguenza, la scrittura deve essere interpretata nello stesso modo. Quindi preparatevi. Cosa si fa per interpretare questo libro? Si prende una frase, la si divide a metà, lasciando fuori la parola centrale della frase stessa. Se la prima parte della frase e l'ultima parte della frase sono coerenti, in quella parolina c'è tutto. Quello vuol dire chiarismo. Quello è un significato vero, puro, centrale. Voi avete capito qualcosa da tutto ciò, a parte che Jeff è un furbettino? No? Bene. Neanche io, tranquilli. Però è chiaro che le persone che si uniscono a Jeff sono in cerca di un qualcosa di più. Un qualcosa che la loro fede non è in grado di dare loro. E Jeff non smette di sottolineare a tutti che se ora sono lì, a casa sua, è perché hanno perso ogni contatto con la chiesa. Alcuni seguaci di Jeff, come già vi ho detto, lo conoscevano da quando viveva in Missouri, mentre tanti altri erano comunque attratti da lui, dalla sua figura.
Lo trovavano un uomo intelligente e affascinante anche quando faceva da guida turistica al tempio. A me viene da dire che probabilmente Jeff era un ottimo manipolatore, ma soprattutto un bravissimo oratore. C'è da aggiungere però che in effetti la chiesa a quel tempo non è che offrisse chissà quanti spunti per capire a fondo le sacre scritture. Pare che Jeff sappia farlo, è bravissimo, i suoi racconti sembrano prendere vita. È per questo che molte persone si sono legate a lui e si sono rivolte a lui. Infatti, poco dopo il suo allontanamento dal tempio di Kirtland e il trasferimento di Kevin, molti altri lo hanno imitato, inseguendolo. In questo modo, parecchie persone si trasferiscono da Jeff. Alcune di loro sono Richard Brand, Greg Winship, Sharon Blanchly, Daniel Kraft e Debbie Olivarez. Con loro ovviamente ci sono i rispettivi compagni, le rispettive compagne, i figli. Inizialmente l'aria che si respira nel gruppo di Jeff è serenissima. Tutti sono in armonia, in pace, vivono insieme come una grande famiglia. E sempre più persone prendono parte al gruppo di Jeff. Tutti raccontano la loro storia, la loro vita, il loro rapporto con la fede e il motivo per cui hanno deciso di distaccarsi dalla chiesa. Poco dopo anche Keith Johnson decide di unirsi a Jeff. Loro due si erano addirittura conosciuti ai tempi del college. Infatti vivevano assieme nello stesso alloggio per mormoni. In quel caso Jeffrey aveva conosciuto non solo sua moglie, ma anche Keith Johnson. Keith sente che la sua vita ha toccato letteralmente il fondo. Sta male, il lavoro non va assolutamente bene, ha problemi economici davvero tanto seri. Per questo motivo anche lui decide di avvicinarsi a Jeff trasferendosi a Kirtland con la sua famiglia. Jeff ed Alice durante la cena danno il benvenuto ai nuovi arrivati, ossia Keith e sua moglie Katie. Attorno a quel tavolo ci sono tantissime persone ormai e quasi non riescono a starci nonostante quel tavolo sia davvero davvero grande. Il clima che si respira in quelle circostanze è caloroso, di affetto. Oramai il gruppo è diventato così tanto unito da somigliare davvero a una famiglia allargata. E quindi Jeff e Alice decidono di compiere il passo successivo, obbligando tutti quanti a chiamarli mamma e papà. Il punto è che da Jeff si sono spostate intere famiglie con pargoli a seguito. E quindi era un tantinello grottesco sentire un genitore e il suo stesso figlio chiamare Jeff papà. Ma Jeff, in effetti, per i suoi figli ha già un programma ben rodato. L'uomo fa fare al gruppo dei lavori per lui, o meglio per loro, visto che vivono tutti insieme in quella casa. E non è che siano proprio due gatti e quattro cani, oramai ci aggiriamo attorno alle 25 persone. Ogni giorno Jeff e Alice assegnano ad ognuno del gruppo dei lavori da svolgere in casa o fuori casa, in giardino. Queste persone quindi si sono spostate per seguire la dottrina di Jeff e si ritrovano a rassettargli la casa, cucinargli la cena, pulire dove spesso lui sporca, raccogliere le erbacce in giardino. Insomma, i figli di Jeff fanno tutto, mentre lui e sua moglie oramai si limitano a spiegare le sacre scritture. In questo caso credo sia doveroso sottolineare una cosa. In questo video si parla di religione. Come sapete, alcune persone vivono la fede in modo estremo. Quindi è lecito pensare che alcune persone con grossi problemi si aggrappino alla fede anche solo per riuscire a trovare una speranza. Grazie alla sua guida, Jeff promette al suo gruppo che avrebbero vissuto per sempre con lui nella pace e nella serenità. Ma arriva un giorno in cui Jeff ha una richiesta speciale da fare a chi gode della sua ospitalità. Durante il pasto serale, Jeff spiega che secondo il suo regolamento, chi fa parte della sua chiesa e della sua famiglia deve dare lo stipendio a lui. E ogni singolo membro effettivamente dà a Jeff tutto il denaro che ha. Il punto è che nella maggior parte dei casi non equivale a uno stipendietto, bensì a dei risparmi che queste persone hanno ritirato per poter cambiare vita e seguire la dottrina di Jeff. Quindi, in pratica, Jeff sostiene che in quella casa deve esserci un solo capofamiglia e che sarebbe stato compito suo stabilire le somme necessarie da dare ad ognuno di loro. Quindi il nostro Jeff raziona tutti i risparmi che quelle persone hanno portato per seguire la sua dottrina in base alle esigenze del gruppo. I figli di Jeff, tutto sommato, questa richiesta non la trovano così tanto assurda. D'altro canto, quelle erano un po' le basi della chiesa. Però intanto il tempo passa e il gruppo di Jeff inizia a farsi sempre più numeroso. Tanto che l'uomo decide di dettare delle regole ancora più severe. Ad esempio, nessuno può più allontanarsi dalla casa e dal giardino. L'unico che si sposta per andare a fare la spesa è Jeff, mentre Alice, sua moglie, sta a casa a controllare i suoi figli. Inoltre, i membri della famiglia di Jeff sono invitati a non interagire più con nessun amico o parente del passato, perché ormai i loro nuovi amici sono diventati Jeff ed Alice, nessun altro. In pratica, gli elementi della comunità di Jeff non possono più avere quasi contatti con l'esterno. Nessuno ha permesso di fare alcuna telefonata se non è Jeff a deciderlo. E tutte le chiamate che fanno o ricevono
in modo indistinto sono tutte sotto il controllo di Jeff. Jeff col tempo in qualche modo riesce a scalfire queste persone, a renderle arrendevoli, perché ripete loro in continuazione che ora, dopo la loro scelta di andare a vivere con lui, inevitabilmente si sono attirati l'odio della famiglia e degli amici che avevano prima. Questa cosa Jeff la ripete davvero di continuo, come un mantra, ogni giorno, più volte al giorno. Ripete che ormai tutte le persone che i suoi figli conoscevano in precedenza erano maligne, gli volevano male. Chiunque, anche loro padre e loro madre. In questo modo Jeff isola sempre di più i suoi figli nella sua dimensione. Arriva un momento però in cui Kevin, uno dei primi ad essersi trasferito da Jeff, inizia a intravedere nella sua personalità un lato decisamente oscuro. Infatti in un'occasione Kevin ha deciso di allontanarsi per qualche giorno col fine di fare un viaggio con un suo amico. C'è il divieto di allontanarsi da casa, ma Kevin non è proprio un santarellino, in quanto nonostante ogni manifestazione di indipendenza veniva punita, lui continuava comunque ad andarsene in giro appena poteva svignarsela. Però Kevin tornava sempre alla fattoria e questa cosa a Jeff non andava assolutamente bene. Ma ora a Jeff non solo non piace più, ma è pieno di rabbia, in quanto Kevin se n'era andato per una settimana in Florida con un suo amico. Una settimana! È tantissimo per Jeff. Quindi, quando Kevin torna alla fattoria, Jeff lo chiama per una riunione privata. Kevin quindi entra nella stanza. Jeff inizialmente guarda fuori dalla finestra, è di spalle. Poi però appena lo sente si gira e lo osserva con uno sguardo maligno. Jeff, in questo caso per la prima volta, si infuria davanti a un suo figlio e gli urla in faccia tali parole. Hai abbandonato la famiglia! Non ti permetterò mai più di fare una cosa del genere. Ora tu sparisci dalla mia vista e fai qualcosa di utile per questa casa e per i tuoi fratelli se vuoi continuare a stare qui. Kevin di fatto è un po' furbettino, ma questo discorso di Jeff lo tocca particolarmente. È stato abbandonato da piccolo, non è mai riuscito a conoscere i suoi veri genitori. E quindi sentire questo rimprovero uscire in modo concreto dalle labbra di Jeff, anche in un modo così rabbioso, lo atterrisce tantissimo. Jeff gli urla di sparire e Kevin non se lo fa ripetere due volte. Dopo questi primi episodi di chiusura dal mondo esterno, Jeff inizia letteralmente a considerarsi un profeta di Dio. In pratica dice ai suoi figli che sente dentro di sé di essere stato chiamato da Dio per fare qualcosa di speciale. Cosa? Boh, non si sa. Jeff sostiene di essere il portavoce di Dio sulla terra. E diciamo che queste manie di protagonismo sono chiaramente notate da Kevin, che non crede molto alle parole di Jeff. È scettico. Gli pare assurdo che Dio in persona abbia scelto lui per fare da portavoce sulla terra. Insomma, qui stiamo un po' toccando la fantascienza, ai confini della realtà. Ma tutto ciò che ha fatto Jeff lo ha fatto per arrivare proprio a questo punto. Lui nella sua testa chiaramente un piano già doveva avercelo. Dubito fortemente che su due piedi sto uomo si sia inventato questa dottrina. Ha dovuto studiare un bel po' per raccontare le sue belle frottole, insomma. Erano frottole, sì, ma in questo caso sto uomo, il libro di Mormon, ha dovuto leggerlo. Altrimenti le sacre scritture come diamine le spiegava? È chiaro che Jeff a questo punto della storia voglia una cosa, non fare un fico secco e vivere sulle spalle degli altri, facendosi credere anche un eletto, uno scelto da Dio in persona. Ora, a essere sinceri, Jeff non ha mai brillato per la voglia di andare a lavorare. Infatti, ha sempre avuto parecchi problemi economici. Da quando ha lasciato la marina, ha iniziato ad avere problemi economici. E a dirla tutta, al suo momento migliore, in effetti, è sopraggiunto dopo la creazione di questa famiglia, in quanto, come già vi ho detto, i suoi figli gli hanno consegnato una vagonata di soldi. E non è che quei soldi vengono sciacquati per comprare qualcosa da mangiare di raffinato o cose del genere. Tutt'altro. Si mangiava ciò che serviva. Niente di più, niente di meno. Inoltre si mangiavano cibi che tendenzialmente costavano poco, per poter conservare le finanze. Anche perché nessuno dei figli di Jeff lavora, non possono lasciare la casa. Di conseguenza lavorano a casa di Jeff. L'uomo li ripaga con i loro stessi soldi, dandogli delle piccole mance per il lavoro svolto. Poi con i loro soldi ci fa la spesa, ci compra le cose per sistemare la casa, per pulire, e nel frattempo campa anche lui senza metterci un dollaro sputato. E qui abbiamo capito l'intenzione di Jeff. Però c'è un fatto. Kevin non è assolutamente l'unico a notare il cambiamento di Jeff. E il prossimo della lista a scoprire che a Jeff non piace assolutamente essere contraddetto è proprio Kit, il suo amico del college. Infatti una sera Jeff torna a casa, va in salotto dove spiega le sacre scritture di solito e appoggia accanto alla poltrona dove si siede di solito su un tavolino una pistola. Tutta la famiglia di Jeff è davanti a quel tavolino. Sono seduti un po' ovunque, su divani, poltrone, alcuni sono seduti anche per terra. Jeff quindi appoggia l'arma
Si siede sulla poltrona e guarda ogni membro della famiglia con aria di sfida. Ovviamente Jeff non usa quella pistola in quell'occasione. Assolutamente no. Guarda semplicemente tutti con sfida e se ne sta zitto. E questo è ovviamente un gesto simbolico, un po' per far ricordare a tutti chi è che comanda lì. Ma passa dell'altro tempo e le cose purtroppo non fanno che peggiorare. Kit Johnson a un certo punto si sveglia dal suo torpore e inizia a guardare la situazione in modo un minimo critico. Pensa a ciò che chiede Jeff, a ciò che dice Jeff. E finalmente si rende conto che quell'uomo sta esercitando sempre di più controllo su tutti quanti, nessuno escluso. Non possono avere contatti con l'esterno, Jeff impone a tutti di chiamarlo papà, anche se parecchi suoi figli sono ben più avanti con l'età di lui. Tutti questi segnali messi assieme ovviamente sono molto preoccupanti e quindi Kit inizia a pensare che Jeff predichi più un suo credo personale che la parola di Dio. Di conseguenza, un giorno durante una lezione, Kit prova a mettere leggermente in discussione il punto di vista di Jeff. Non è che l'uomo faccia chissà che cosa, eh? Durante un discorso di Jeff, Kit lo interrompe qualche volta, gli fa qualche domanda. A Kit, lì per lì, pare che tutto sia filato liscio. Jeff gli risponde anche durante la lezione. Ma, quando si allontanano, una ragazza lo chiama. Gli si avvicina e la ammonisce dicendogli di non fare mai più domande mentre il profeta parla. Nessuno può permettersi di rivolgersi a lui in quel modo davanti a tutti. Se si hanno dei problemi, il profeta preferisce avere una consulenza privata con il singolo membro della famiglia. Ma alla fine nessuno osa mai né contraddirlo né interrogarlo. D'altronde al profeta ormai scoccia a dare spiegazioni. E infatti alla lettura delle sacre scritture successiva, Jeff, senza dare minimamente spiegazioni, si ripresenta nuovamente con quella dannata pistola. La riposiziona sul tavolino puntandola verso i suoi figli e poi si siede sulla poltrona accanto a quel tavolino. A quel punto inizia a dire che il suo punto di vista, la sua parola, non può essere messa in discussione, in quanto lui è il profeta e lui sa tutto. Tutte le sue azioni derivano da ordini comunicati da Dio in persona. E qui io dico, certo Jeff, perché Dio ti appare e ti ordina di prendere un'arma e di puntarla contro chi a momenti ti pulisce anche il sederino e soprattutto ti cucina tutto quello che mangi ad ogni pasto. Certo, Jeff, certo. Ci stiamo credendo tutti. Capite che tutto questo è assurdo? Come può un Dio comunicare ed esercitare violenza? Come può un Dio permettere a qualcuno di manipolare un gruppo di persone fino ad isolarle totalmente da parenti e amici? Un Dio come questo semplicemente non può esistere. E questa ormai non è più la parola di un leader spirituale, bensì di un tiranno. I membri della comunità non hanno scelta, quindi devono seguire il profeta. Il punto è che iniziano a temerlo più di Dio stesso. Esattamente come un tiranno. Kit prova a comunicare con qualche fratello. Chiede se secondo loro non stia iniziando a comunicare dei messaggi un po' troppo violenti per essere il profeta di Dio. Ma tutti gli rispondono in modo sgarbato, negativo. Se hai qualcosa da ridire a chi andasse a dirlo a Jeff, non a loro. Tra i membri della comunità, quindi, si inizia a creare una certa competizione. Solo col fine di guadagnarsi un favore da Jeff o ancora per essere visti bene dal profeta di Dio. Le persone quindi iniziano ad accusarsi a vicenda. Jeff le ha trasformate in tante piccole spie a suo servizio. Hanno tutti gli occhi puntati l'uno sull'altro, tutti si studiano, tutti aspettano un passo falso. A questo punto Jeff escogita una forma di punizione per chi viola il regolamento o mette in discussione le sue parole, la sua autorità, e la chiama sessione. Le sessioni per l'appunto sono dedicate a chi aveva espresso qualcosa di inadeguato. Il colpevole viene messo al centro di una stanza, tutti gli altri si siedono a cerchio attorno a lui e a questo punto tutti iniziano ad urlare contro il colpevole insulti e accuse, le peggiori, le più disparate, le più assurde. Il fine di questa pratica ovviamente è far sentire il colpevole un verme, un vero schifo. E la cosa peggiore è che queste sessioni non è che durano una mezz'oretta e poi tutti quanti di nuovo amici. Eh no, durano anche per notti intere. Kit ricorda la sua sessione come interminabile. È durata ore e ore e ore. E ragazzi e ragazze, questo modo di agire è volto a distruggere il soggetto, per impedire che chiunque possa credere a qualcosa che si discosti dal credo di Jeff. Perché Jeff, il profeta, dice che devono essere tutti quanti uno solo spirito e un solo corpo. Devono in un certo senso riuscire a riunirsi spiritualmente. E per riuscire a fare ciò è necessario credere a tutto ciò che Jeff professa in modo indiscusso. Il problema è che Jeff con la sessione non ottiene ciò che sostiene di voler ottenere. Quella pratica non può unire le persone. E infatti col tempo più che altro le persone quella pratica le divide. Non ci si poteva più fidare di nessuno.
perché tutti avevano una gran paura della sessione. Col tempo Jeff inizia a predicare sempre più violenza nei suoi insegnamenti. Infatti un giorno inizia a dire che Dio chiede di lasciare indietro coloro che sono più deboli e così, di punto in bianco, tira fuori la famiglia Avery e inizia a parlare di loro. Gli Avery sono la prima famiglia che dal Missouri si sono spostati per raggiungere Jeff in Ohio. Jeff, la famiglia Avery, la descrive formata da una moglie disobbediente, tre figli che disturbano in continuazione e un uomo che non ha né spina dorsale né controllo nella sua vita. Dennis Avery non piace a Jeff perché sostiene che sia debole e polemico, col vizio di fare troppe domande. E in effetti Dennis è davvero un uomo pacato e mite, si fa condizionare in tutto e per tutto da ciò che gli dice sua moglie. Secondo il profeta, Dennis non aveva abbastanza fegato per tenere a bada sua moglie. Quindi conclude che quella famiglia è un caso senza speranze e prima o poi a causa loro si sarebbero fatti uccidere. Perché? Come? In che modo? Jeff non lo spiega, ovviamente. Ormai però c'è da dire che tutte le persone della comunità di Jeff sono fortemente manipolati e quindi ascoltano tutto, credono che sia vero, pendono dalle labbra del profeta. Jeff conclude dicendo queste parole: se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Gettiamo via Dennis Avery da noi. Ebbene, la cosa preoccupante è che Jeff, che sostiene di essere il profeta di Dio e di fare ciò che Dio in persona gli ordina, ha appena parlato di far fuori qualcuno. Ma la cosa ancora più preoccupante è che gli Avery non sono gli unici che Jeff minaccia di far fuori. Tutti i suoi seguaci sono nel mirino. Pochi giorni dopo, Kit e sua moglie, Katie, hanno un incontro privato con Jeff, che gli comunica che Dennis Patrick sarebbe stato fatto fuori se qualcuno non avesse intercesso per lui. Ed intercedere equivale a fare delle cose con la bocca con Jeff. E no, non intendo i bacini sulle labbra. Kit quindi chiede a Jeff: perché stai dicendo questa cosa a noi? Jeff fa una pausa, si gira verso Katie, la moglie di Kit, e dice: oggi Katie salverà la vita di un uomo. Lei annuisce convinta, poi volta lo sguardo verso suo marito e dice: io mi offro volontaria perché questo è il volere di Dio. Inoltre, in base alle regole stabilite da Jeff, anche Kit, suo marito, deve dare il consenso, perché Jeff certo non vuole costringere nessuno. Kit sul momento pensa semplicemente che c'è in gioco la vita di qualcuno, qualcuno con cui ha passato tanto tempo, quindi anche lui acconsente. Katie avrebbe fatto le cose con la bocca a Jeff per salvare la vita a Patrick. Con il tempo Jeff inizia ad attuare un atteggiamento sempre più dispotico con tutti. Inizia ad abusare del suo potere, si approfitta dei suoi figli, li fa mangiare di meno, li fa lavorare di più. Ma arriva un giorno in cui Kevin assiste a un qualcosa che segna un punto di svolta decisivo. Jeff sostiene che vuole far fuori chiunque nel raggio di 1,5 km dal tempio di Kirtland. Molti, per non dire tutti, reagiscono rimanendo alquanto basiti. E quindi Jeff capisce che se li deve lavorare ancora un po' per riuscire a convincerli. Ed ecco che inizia a fare le sue prediche. E dice: li guardiamo con sdegno solo perché noi in realtà siamo puri. Loro pagheranno. Loro saranno puniti. Ed ecco che col passare del tempo Jeff inizia a spiegare le sacre scritture, soffermandosi soprattutto su eventi di violenza e sulla guerra. In pratica, Jeff sta cercando di convincere la sua famiglia che lui non è un profeta di Dio qualunque. No, no. Lui è un profeta guerriero di Dio. Jeff spiega che lui in futuro avrebbe dovuto combattere, ma non spiega il motivo, almeno non subito. Arriva una sera, Jeff chiama tutti i membri in sala, li fa sedere attorno al tavolo della sala da pranzo e poi svela il suo piano. Jeff inizia di nuovo a parlare del tempio di Kirtland. Ripete che la chiesa è piena di bugiardi, di non credenti, e quindi Jeff rivela finalmente il suo piano. È pronto a vendicarsi del tempio mormone che lo ha scomunicato. E lo fa per un motivo ben preciso. Il tempio di Kirtland, a quanto ho capito, è il luogo che avrebbe dovuto accogliere il ritorno di Dio sulla terra in base alla fede mormone. E questo a Jeff proprio non va giù. Dice letteralmente: vogliamo permettere che siano loro a invocare la venuta del Signore? No, io non ci sto, io sono il profeta guerriero e solo io posso invocare la venuta del Signore. Non lo so, a leggere quello che dice quest'uomo sembra più un bambino che sbatte i piedi per terra. Ma la verità qua è un'altra. Jeff è così spazientito perché sì, di base è stato allontanato e scomunicato per il furto, ma in via ufficiale è stato scomunicato per via della sua dottrina che insegnava a casa sua. Quindi l'uomo ha un piano per riprendersi il tempio di Kirtland e renderlo degno del ritorno di Dio. Jeff quindi a questo punto cosa fa?
torna con la proposta di qualche giorno prima. Vuole far fuori chiunque dal raggio di 1,5 km dal tempio e occupare il luogo sacro per accogliere Cristo nel mondo. Ora io mi chiedo, tu vuoi praticamente far fuori una quantità spropositata di persone per accogliere la venuta di Cristo nel mondo? Ma sei serio? In ogni caso, Jeff conclude dicendo, gli adepti di quella chiesa non meritano di sopravvivere. Alza quindi lo sguardo e riferisce ad ogni suo figlio i suoi compiti. Indica loro chi avrebbero dovuto colpire e ovviamente si aspetta che tutti lo seguano. Lui ovviamente già si vede come il profeta guerriero in battaglia, cose del genere. In quella stanza a quel punto cala il gelo. Nessuno ha il coraggio di dire una sola parola. Ovviamente non ci sono obiezioni, perché lui è il profeta e non si discute. Però tutti rimangono raggelati a fissare Jeff, sperando di non dover fare davvero quello che l'uomo gli stava chiedendo di fare. Ma Jeff, al contrario, dimostra che sta assolutamente facendo sul serio. Va quindi a recuperare delle sue armi per poi farle maneggiare ai membri della sua famiglia. Vuole che le conoscano, che iniziano a prenderci la mano, perché avrebbero dovuto usarle. Come se questa notizia non fosse già scioccante così, Jeff decide di comunicare anche un'altra chicca. Ossia dice ai suoi figli che solo 12 di loro si salveranno. Il punto è che attorno a quel tavolo ci sono 16 persone. Ma chiariamo, col tempo la comune di Jeff ha iniziato un minimo a svuotarsi, in quanto le persone non riuscivano più a vivere tutte insieme, per problemi più che altro di spazio. Quindi qualche famiglia, principalmente le più numerose, hanno preso delle case in affitto vicino alla fattoria di Jeff e si sono trasferite lì. Però passano tutto il tempo alla fattoria di Jeff, praticamente tornano a casa loro solamente per dormire. Inizialmente Jeff ha tenuto i suoi 16 migliori in casa con lui. Gli ha fatto credere che erano i più promettenti, i più disciplinati, i più bravi. Anche se qualcuno aveva fatto qualche errore, aveva fatto ammenda e quindi meritava di abitare con lui. Adesso Jeff sta dicendo ai suoi 16 migliori che 4 di loro non sopravviveranno. A questo punto Kevin ha fatto la faccetta di tolla, ma è un po' scioccato, ha paura. È terrorizzato a dirla tutta. Jeff ha parlato di far fuori qualcuno e già quello di per sé è gravissimo. Ma il punto è che Jeff non vuole far fuori poche persone. Si parla di intere famiglie, in quanto nel raggio di 1 chilometro dal tempio ci sono delle case abitate, tante case abitate. Quindi, insomma, Kevin è parecchio turbato. Fa però finta di niente, ovviamente, fa buon viso a cattivo gioco, altrimenti lo sgamano in 3 secondi. Nel frattempo però inizia a maturare un'idea che già stava ravanando da un bel po' nella sua testolina, ma in questo momento diventa proprio una necessità. Kevin vuole scappare, se ne vuole andare. Non lo fa immediatamente perché è spaventato dal fatto che magari Jeff possa trovarlo, tenerlo prigioniero, magari legarlo da qualche parte e fargli anche del male, visto che il buon profeta di Dio Jeff si è rivelato un fuori di melone con tutte le carte in regola. Kevin è un po' preoccupato perché, per l'appunto, ha un animo un po' libertino. Vorrebbe andarsene da tempo, Jeff lo sa. Ma Kevin a quel punto pensa che forse Jeff non gliel'avrebbe lasciato fare. Dopo aver detto questo scoppiettante piano ai suoi figli, Jeff fa un'ennesima cosa che terrorizza Kevin. Una sera, infatti, al termine della cena, Jeff stesso porta in tavola una torta. Cosa davvero molto molto rara. Praticamente queste persone non hanno mai visto un dolce da quando stanno in quella fattoria con Jeff. Di conseguenza tutti rimangono alquanto sbalorditi e chiedono per chi sia quella torta. Ebbene, Jeff, ridendo e scherzando mentre lì che taglia le fette della torta, dice che è una torta d'addio per Kevin. Inutile dirvi che Kevin a momenti collassa lì, però continua a fare la faccia di tolla, continua a fare buon viso a cattivo gioco, fa finta di niente. Jeff l'ha buttata sul ridere? Bene, anche lui fa un sorrisino, poi distoglie lo sguardo, fingendo che non gliene importi. Finita la cena, arriva la notte e Kevin capisce che le sue paure sono reali. Il suo migliore amico, quello con cui andava in chiesa, vuole farlo fuori. Quindi Kevin capisce anche che è giunto il momento di levare le tende e scappare. Anche perché Jeff a questo punto potrebbe davvero fargli male in ogni singolo momento. Gliel'ha praticamente sbattuto in faccia. Dopo una scena del genere, Kevin come può dormire sereno in quella casa? Infatti il ragazzo passa tutta la notte sveglio, è impaurito, terrorizzato. Ma Jeff, fortunatamente, non si fa vivo. Kevin quindi la mattina prestissimo fa uno zaino, mette giusto 4 cose, quelle che riesce a prendere in camera. E poi chiama un amico a Buffalo per chiedergli di comprargli un biglietto per l'autobus. Quell'amico di Kevin era lo stesso con cui era partito per una settimana in Florida. In ogni caso Kevin parla con il suo amico. Il suo amico quindi gli dice, beh, ok, ti mando questo biglietto. Kevin quindi riaggancia il telefono, esce dalla fattoria e lentamente, senza farsi notare, si allontana alle prime luci dell'alba.
Kevin quindi sale sul primo autobus che trova e torna a Buffalo. Kevin però non è mica scemotto, perché quando parte se ne guarda bene da lasciare indirizzi di recapito, nomi, numeri di telefono o cose del genere. In pratica, Jeff non ha alcuna informazione che possa portare a lui. Kevin comunque è sicuro che Jeff si sarebbe messo sulle sue tracce. Pensate che, poverino, Kevin dalla paura non esce di casa per ben 2 mesi. Gli sembra di essere seguito in continuazione, non riesce a dormire, soffre di paranoia. In effetti Jeff chiede spesso a Kit Johnson delle informazioni su Kevin. Prova a capire dove sia andato, però nessuno ovviamente lo sa. Jeff però aggiunge che lui non vuole fare del male a Kevin, assolutamente no. Bensì lo vuole trovare semplicemente per dirgli che tra di loro è tutto ok. E beh certo, ovvio. Come no, Jeff? Ci stiamo credendo tutti anche in questo caso. Kevin era totalmente scomparso dai radar, non aveva contatti con amici o famiglia. E poverino, dalla paranoia si trasferiva ogni 2 santissimi mesi. Kevin però, nonostante le sue paranoie, ha il coraggio di fare una cosa. Ossia, nel febbraio del 1988 chiama l'FBI a Buffalo. Gli racconta tutto. Kevin comunica anche l'intenzione di Jeff di impossessarsi del tempio di Kirtland. Il colpo è programmato per il 3 maggio del 1988. L'FBI quindi trasmette tutte queste informazioni al capo della polizia di Kirtland, ossia Dennis Yarburgh. La polizia quindi va a fare una visitina alla fattoria in cui abita la comune di Jeff, ma la trova deserta. Il poliziotto Ron Andolsek non trova alcuna luce accesa, nessuna auto parcheggiata. All'interno gli armadi sono tutti aperti e svuotati e in effetti quella appare essere una casa disabitata. Il punto è che la polizia di Kirtland non ha idea di dove si siano cacciate queste persone, ma soprattutto non ha idea di cosa c'era realmente nei loro piani. D'altronde tutta questa situazione si basava sulla chiamata di un ragazzo. A questo punto passa il tempo, passa anche il 3 maggio e non succede nulla. Kevin però continua a essere irrequieto, non riesce a riposare, continua ad accendere la televisione per cercare qualche TG sperando di vedere Jeff. Purtroppo però questo non succede e l'FBI per mesi non gli dà assolutamente alcuna novità. Fino a quando arriva il 17 aprile del 1989. Il telefono di Kevin squilla. A chiamare Kevin è la polizia, che gli dice che nella fattoria effettivamente sono stati rinvenuti dei corpi. Erano sepolti nei pressi del fienile. Così Kevin viene a scoprire che l'unico motivo per cui sono stati scoperti è stato per merito di Kit, che a un certo punto è fuggito anche lui dalla comunità come un siluro, lasciando anche lì sua moglie, per andare dalla polizia e raccontare un fatto alquanto grave. Infatti Kit spiega alla polizia che Jeff una mattina si è alzato e ha chiamato tutti quanti in sala da pranzo per fare un discorsetto. È a quel punto che Jeff annuncia che la famiglia Avery non c'è più. Dice che ci ha pensato lui a farli fuori. Tutti quanti. L'uomo non ha mai messo a frutto il suo folle piano di colpire il tempio di Kirtland. In compenso ha fatto fuori 5 dei suoi figli. Gli Avery erano una famiglia. È terribile tutto ciò. Jeff in ogni caso racconta agli altri suoi figli che aveva portato ogni membro della famiglia Avery al fienile. Lo aveva legato con del nastro adesivo e poi semplicemente ha fatto fuoco contro tutti. Uno dopo l'altro, facendoli finire, ognuno in una buca diversa già scavata precedentemente. Kit dice alla polizia che Jeff, quando ha raccontato questa cosa, non sembrava assolutamente pentito, anzi, era soddisfatto delle sue gesta. Se la gongolava. Jeff, dopo aver comunicato questa scioccante notizia, inizia a interrogare tutti nella stanza, chiedendo ad uno cosa provano per la dipartita degli Avery. Qualunque persona del gruppo ovviamente mente, nessuno dice di essere atterrito, spaventato da questa cosa. Nessuno osa mettere in discussione le azioni di Jeff, perché sono consapevoli che se avessero fatto un errore, ci sarebbe stato un posto nel fienile anche per ognuno di loro. 8 mesi dopo, Kit decide di fare una soffiata alla polizia perché sa che Jeff non si sarebbe fermato lì, non si sarebbe fermato con gli Avery, assolutamente. A questo punto la polizia, dopo aver ascoltato Kit, gli chiede se è possibile fare uno schizzo della fattoria, o meglio, più precisamente, del fienile, col fine di indicare dove potevano essere i corpi con più attenzione. La polizia quindi agisce, va sul posto e dopo 8 ore di scavi trovano i corpi. Quando la polizia dà la notizia a Kevin per telefono, il ragazzo rimane sbalordito, scioccato, in quanto erano mesi che aveva denunciato all'FBI le varie minacce che faceva Jeff. La stessa sera Kevin accende la TV e vede il TG e finalmente vede Jeff. Vede anche la fattoria e purtroppo vede anche delle immagini alquanto sensibili.
rivive un po' i momenti che ha vissuto lì e quindi crolla a piangere disperato. Nel frattempo, Jeff è incolpato per 5 omicidi, ma in tribunale ha il coraggio di difendere le sue azioni. Dice infatti testuali parole: lo scopo della famiglia Avery, soprattutto di Dennis Avery, era quello di spingere la gente ad adorare falsi dei. E sì, l'ho condannato. Per questo siamo qui. Non posso dire di essere dispiaciuto. Ho seguito degli ordini che Dio stesso mi ha impartito. Sono il profeta di Dio. Il 24 ottobre del 2006 Jeff viene giustiziato con un'iniezione letale. Inoltre vengono arrestati e condannati anche 12 dei suoi adepti. Alice, la moglie di Jeff, viene condannata a 150 anni di carcere. Damon, uno dei figli di Jeff, viene condannato a 120 anni di carcere. Ronald Luff viene condannato a 170 anni di carcere. Daniel Kraft viene condannato a 50 anni di carcere. Gregory Winship e Richard Brand vengono condannati a 15 anni di carcere. Sharon Blatchley, Deborah Olivares e Susan Luff vengono condannate dai 7 ad un massimo di 25 anni di carcere. Katherine R. Johnson viene condannata ad un anno di carcere. E infine, Dennis Patrick e Tonya Patrick vengono condannati a 18 mesi di prigione. Ma la loro condanna viene sospesa e dopo un anno escono dal carcere con la libertà vigilata. Questa storia, ragazzi, a me è parsa a tratti assurda. Effettivamente io non ho mai sfrucugliato o indagato su questo tipo di casi. E quindi per me è la prima volta ed effettivamente, diciamo, ci sono rimasta un tantinello così, stupita. Il modo in cui Jeff è riuscito a manipolare tutte queste persone è davvero spaventoso. Inoltre, ragazzi, io vorrei fare una piccola riflessione, poi fatemi sapere voi. Possibile che tu, soggetto, segui qualcuno come leader spirituale, ma questo leader ti impedisce di sentire le persone esterne dal gruppo, puoi sentire solo le persone che stanno con te. Ti controlla le chiamate, parla di far fuori gente per mesi e mesi, e alla fine, dopo varie minacce a vuoto, commette quel terribile atto. Ma possibile che nessuno se ne sia accorto? Possibile che solo Kevin sia scappato? Possibile che intere famiglie con figli annessi stavano lì, in quella fattoria, con quel profeta? Non lo so, ragazzi. A questo punto penso davvero che in alcuni casi la religione possa davvero tenebrarti totalmente la mente. Trovo davvero assurdo che un'intera famiglia abbia perso la vita per l'ego smisurato di questo uomo, che è evidente abbia avuto anche dei bei problemi di narcisismo, a mio parere. Io concludo questo video chiedendovi: è mai possibile che qualcuno possa andare a far fuori qualcun altro in nome di un qualsiasi dio? Anche dio formaggino? Io non credo, ragazzi. E questa cosa io la trovo davvero tanto paurosa e pericolosa, perché si va a strumentalizzare un concetto per poi ribaltarlo totalmente, per cambiare totalmente il suo significato. Detto questo, ragazzi, io ho finito di stronocchiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso assurdo. Voi conoscevate la storia di Jeff e dei suoi figli, il profeta di Dio? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.